possiamo sapere le cose se prima non le vediamo. Quindi non si può dedurre una cosa senza conoscerla. Bisogna prima conoscerla, poi dedurla. Il tempo e lo spazio per me non esiste, perché il tempo e lo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. Quindi il tempo e lo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione. Quindi, per esempio, i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. E gli scambi magnetici, gli ritmi magnetici. Il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia, lo adoperano per distruggere, per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia produce una terza materia che è completamente deformata su quello normale.